Ciao, volevo fare un aggiornamento, ma una prova di svapo, una cosa molto breve, perché ho provato a fare la mia prima resistenza con il wire rope, insomma il cavetto, sulla GT2. Ho usato un cavetto da 2 mm. Un attimo. Provo, ecco qua. Ho usato un cavetto da 2 mm che ho trovato dai Brico, insomma così, ne ho preso una matassa. È quello in acciaio inossidabile, ovviamente non quello zincato. L'ho tagliato un pochino più corto, che non toccasse il fondo per non andare in corto. Ci ho montato un pezzettino di mesh ossidata e ho fatto una, due, tre, quattro spire con lo 0,32. Non ho ancora misurato da quanto mi è venuta la resistenza, però se state un attimo lì ve lo dico, perché non l'ho misurata, sono sincero. Prendo un attimo il tester, scusate, lascio tutto zoomato su inquadratura da vicino, tanto poi torno lì. Dunque, il mio tester a vuoto da 0,7 0,6 0,6 0,7. Ora misuriamo. Non me la prende perché ci ha bagnato, restate un attimo lì. Troppo bagnato il negativo, probabilmente mi sballava un attimino. Ok, proviamo così, in una pulita. Positivo, negativo. Quindi è venuta da un ohm. Eccola qui, torniamo a noi. Ci ho montato una 18350 sul GUS. Bello svappare, dunque, scivolano le mani, scusate perché ho la webcam proprio dell'anteguerra che ha lo zoom ancora a mano. Eccomi qua. È proprio un bello svappare, dicevo. Dunque, per il discorso di rigenerarlo è semplice, né più né meno che con la mesh. Il cavetto è un po' più rigido, quindi ha dei vantaggi indubbi, ma ci ho messo un po' di più a levare l'hotspot dalla prima spira in alto, perché sono riuscito ad avvicinarlo meno rispetto alla mesh, che è un pochino più morbida, quindi si riesce un po' più a giocare con le distanze. Però è un bello svappare, a livello aromatico è un bello svappare e mi piace, insomma. Ho messo il tip in plastica perché scalda parecchio e vi faccio vedere.
fumo è denso, più caldo che con la mesh, non mi dite perché anche la resistenza, l'ultima resistenza che avevo prima di provare il cavetto era da un ohm, quindi l'ho scoperto adesso che sono uguali, pensavo che fosse addirittura più bassa questa, però il vapore arriva un po' più caldo, l'aroma c'è tutto, 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 e basta, tutto qua, volevo solo aggiornarvi, anche con il cavetto abbiamo fatto sempre. Alla prossima, ciao!